Salve a tutti. 31 ottobre dalle 14 alle 19, Piazza Santi Apostoli, un appuntamento che dovrebbe stare a cuore a molti di voi che seguono questo canale. Io non sono mai stato testimone di Geova, sapete che questo canale mira a condividere dei contenuti che sono l'oggetto della ricerca di molti che sono ancora nell'organizzazione o comunque che stanno studiando con i testimoni di Geova e che vogliono sentire un'altra campana. Tra le cose oggetto di ricerca, di studio di questo canale, c'è il problema dei meccanismi divisivi che mette in atto la torre di guardia nel momento in cui una persona decide di allontanarsi o viene allontanata con la scomunica barra disassociazione, perché è di quello che stiamo parlando. Però nel momento in cui esce dall'organizzazione va incontro a quello che viene definito provvedimento amorevole, che altro non è che un ricatto psicologico per indurre la persona a tornare attraverso questo strumento disumano di fatto, tornare in sé e quindi tornare all'organizzazione. Ecco, questo non finiremo mai di stigmatizzarlo, nonostante questa organizzazione, come altre che mettono in atto questo tipo di procedimento, neghino la sua realtà. Questa manifestazione, che si svolge in concomitanza con una analoga manifestazione in tutto il mondo e soprattutto in America, Washington, nei pressi della Casa Bianca, ci sarà anche lì un gruppo di persone che vogliono porre l'attenzione, far riflettere su questo, spingere la torre di guardia a magari modificare questo tipo di procedura, ma soprattutto sono frammenti di vita che potrete ascoltare, racconti di persone che sulla loro pelle hanno subito questo. Quindi è importante partecipare perché? Perché non si tratta solo di manifestare contro, non è un manifestare contro, è un manifestare a favore della verità delle cose, a favore di queste persone che subiscono sulla loro pelle un'esperienza davvero terribile e traumatica, come può essere quella di essere completamente messi fuori dalla loro struttura sociale. Tenete conto che sono persone nate e cresciute tante volte in questa organizzazione e che d'amblè, di punto in bianco, si ritrovano completamente isolate da familiari, parenti, amici e conoscenti. Ecco, questo non può essere taciuto, questo non può essere taciuto e non può essere giustificato soprattutto in nome della Scrittura. Un conto è dichiarare una persona spiritualmente fuori dalla comunità perché non più in comunione di intenti, in comunione appunto di fede con quella comunità, questo sì a base scritturale, ma altro è il comportamento nei confronti di questa persona. Cito spesso Proverbi 17:17, no? Il vero amico ama in ogni tempo, soprattutto se una persona è in una crisi spirituale. Cosa faremo? La abbandoneremo a Satana, no? Come appunto dice l'Apostolo? No, non abbandonatela a Satana, no? Se questo è lo scopo. Anzi, in particolare, ne staremo più vicino, ma in fondo questo tipo di procedura tradisce la paura, soprattutto, che questa persona possa comunicare i suoi dubbi alle persone che ancora sono dentro, è evidente. Quindi, 31 ottobre, ormai ci siamo, dalle 14 alle 19, Piazza Santi Apostoli a Roma, non mancare se ti sta a cuore questo tema.